Abbiamo cercato di capire perché il mercato immobiliare italiano ha un ritmo più lento rispetto ai mercati europei. Partiamo da un concetto macroeconomico per cui l'Italia ha registrato uno sviluppo economico decisamente inferiore rispetto alle nazioni concorrenti negli ultimi anni e anche nel 2016, e i segnali di ripresa sono deboli anche nel 2017, sostanzialmente perché l'Italia non è stata in grado di sfruttare, come le altre nazioni, alcune opportunità quali il quantitative easing, il basso prezzo del petrolio e i tassi di interesse ai minimi storici. In un clima economico comunque incerto per tutti i paesi europei, i mercati immobiliari hanno un ritmo molto più rapido negli altri paesi. Il fatturato immobiliare è in crescita anche in Italia, però questo non è sostenuto da un aumento dei prezzi. L'Italia è l'unico paese europeo, perlomeno tra i più importanti, che ha segnato ancora nel 2016 un lieve calo delle quotazioni in generale, in media. A differenza di altri paesi che hanno visto aumenti anche consistenti, guidate dalle principali città tedesche o da Stoccolma, che sono ai primi posti a livello mondiale per quanto riguarda incrementi nell'ultimo anno.